Allora, eccoci qua, bentornati, bentornati. Cita, volevo farti un attimo, volevo invitare te e tutti quelli che ci seguono ad ammirare il nostro sfondo, perché Assolutamente. tu non, cioè, tu anzi, tu sai, ma magari quelli che sono a casa non lo sanno, che è delle mie parti È questo, delle tue parti, sì, proprio così. questo mio questo In paesaggio. particolar modo stiamo inquadrando, e adesso forse potrei confondermi, però stiamo inquadrando Rosone, giusto? Rosone, Rosone, esatto, che è una Rosone. frazione, è la più grande frazione di La più grande Locarno. frazione di Locana, che insomma, con Locana ha forse Sì, va bene, adesso qualche... non andiamo a scoprire tutti gli Vabbè. altarini. Comunque, no, sai perché te lo dico? Perché la prossima, adesso Rosone si sta preparando perché tra pochi giorni, la prossima settimana, ci sarà la festa patronale di San Giuseppe. E quindi c'è, Attesissima. sì, attesissima e ci sono, insomma, tutti si stanno muovendo per preparare questa corsa. E quali saranno gli eventi nel contesto della festa Beh, patronale? innanzitutto verrà inaugurato il nuovo salone e poi dopo ci saranno appunto delle cene, delle... No, no, ma è una bella cosa. Ma salone con, cioè, Dove per avevo fatto il eventi, teatro quindi... con Elio, ti ricordi? Ah, che tu non c'eri però, perché era Non quella alle volta, Nusiglie. no? Le Nusiglie sono un'altra frazione di Locana, Sì, come bravo, sappiamo. sì. Ecco. No, quella volta che tu invece di venire a vedere il mio spettacolo... Ero andato alla festa di istituto. E io ancora te lo ricordo, Non fatelo mai. Non andate alle feste di istituto, mi raccomando. E non fatevi neanche incastrare nell'organizzare feste di perché abbiamo istituto. fatto anche quello Abbiamo l'anno fatto scorso. anche quello. Qualcuno di voi magari non lo sa, ma siamo stati rappresentanti di istituto del liceo classico Carlo Botta di Ivrea, anno Oh già, oh 2018-2019. E già, oh ancora già. ci ricordano, ancora quando, insomma, andiamo al Botta Sì, noi frequentemente. siamo tutti giovani da Quando andiamo al Botta quanto. frequentemente, veniamo sempre accolti da questo tappeto rosso, da questi studenti festanti. Che non vedo l'ora di rivedere i loro rappresentanti Non è preferiti. così, Ci ovviamente, sono non dei è nostri così. ritratti nei Certo, corridoi vicino a quello di Carlo per Botta. celebrare la nostra. Quindi, ma chissà, magari qualche studente passerà lì nei corridoi così ad osservare i ritratti, perché non ha nessuno con cui parlare. Questo era Brida, Il primo il primo anno, anno i primi di giorni, poi insomma liceo. anche Poi. grazie a voi che mi avete sbloccato un po', E insomma. siamo arrivati addirittura a ricoprire la... La Insomma, carica di abbiamo ricoperto tutto il rappresentante. corso sonoro, in realtà Sì, siamo perché arrivati abbiamo fino fatto a prima i quello. rappresentanti di classe e poi quelli di istituto, insomma. Meglio di così. Salutiamo però tra l'altro i nostri colleghi, Alessia e Assolutamente, Riccardo, che è il assolutamente. tuo Salutiamo loro, omonimo. salutiamo tutto il liceo Botta. Io spero che a un certo punto i nostri programmi arrivino davvero al liceo Botta, ai Guarda. professori. Perché Così io mi poi... viene... Sai cosa è successo questa settimana? Io dopo la scorsa puntata ho messo una storia per Ho pubblicizzare e ho visto. taggato anche Elly Schlein, visto che avevamo parlato di lei. E Elly Schlein ha visto la mia storia, per cui magari sta vedendo anche questa puntata. Un saluto, Elly. Potremmo taggare anche il liceo Botta, anzi, lo faremo, tagghiamo il liceo Botta e vediamo cosa succede. Perché tra l'altro casca fagiolo, perché noi parleremo di scuola in questa puntata, Ah, quindi poi ne parleremo più tardi, però insomma, quindi facciamolo. state lì, professori e alunni del Botta. State lì. Io vorrei invece cominciare innanzitutto dal nostro brindisi. Assolutamente. Ecco qua, cominciamo. È stata una buona settimana. Ah, sì, è stata una buona settimana, anche di notizie ne sono uscite parecchie. Mi ha colpito una che ci riguarda un po' da vicino, sai? Perché, guarda, noi facciamo un programma appunto con lo Spritz. Ecco qua, Padova, petizione a Mark Zuckerberg. Vogliamo l'emoticon dello Spritz sui social? Va bene, hanno È ragione. certo che hanno Hanno ragione. ragione, così anche noi quando facciamo le nostre pubblicizzazioni nel nostro programma, Certo. tra l'altro ottimo frame che Sì, hai. visto, infatti ho detto, beh, noi siamo, insomma, noi insomma, abbracciamo questa iniziativa,];└└==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 �==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 
e salutiamo tutti gli amici di Padova. Diciamoci la verità, ogni volta che mi guardo penso sempre, ma quando sono bello? Sì, va bene, a parte questo... vabbè, è malato. A parte questo, a Padova, fanno bene, Padova come sai è la patria, no? Certo, è infatti, se a Padova sapessero, diciamo... com'è il nostro spritz, com'è la composizione del nostro spritz, il fatto che il nostro spritz è spritz già fatto. Sì, no? Sì, no, probabilmente... si indignerebbero, certo. però questo spritz, anche se già fatto, è comunque buono, no, è buono, straordinario. È buono. Siamo stati domenica scorsa, in un posto che non nomineremo, no, perché non vogliamo carità. Fare la pubblicità, abbiamo preso lo spritz peggiore che io abbia mai assaggiato, okay? No, era una cosa, cioè, dolciastro, questo, ma tanto! Per cui, va bene, insomma, loro sono appunto rappresentanti della patria dello spritz, per certo. Cui fanno bene magari a indignarsi e così via. Però non siamo e non diventiamo neanche talebani nello spritz, no, okay? No, certo. Anche quelli magari un po', diciamo, inusuali nella loro composizione sono comunque favolosi. L'importante è il gusto. No, certo, intanto magno, no, cioè, quindi noi davvero abbracciamo questa, è stata fatta una petizione tra l'altro, perché c'è scritto che nell'articolo che ci sono già le emoticon di molti altri alcolici o aperitivi, cioè, manca proprio quella dello spritz. Ma quindi... allora, non so, tu forse sei più esperto di emoticon di me, perché no, non le uso mai, io al massimo le stilizzo, sì. Presente, no, due punti e fare, sì, per sì, fare sì, la faccina, sì. Io al massimo le stilizzo, ma non le uso, per cui magari tu sei più contento di sapere. Ah no, vabbè, poi potremmo usarla anche noi, insomma. Sì, assolutamente. E quindi, cari amici di Padova, grazie per questo assist meraviglioso. Assolutamente. Quindi, boh, insomma, questa era un po' una notizia che ho letto, caspita, ci riguarda e dobbiamo assolutamente parlarne. E allora noi abbiamo chiesto a tutti gli studenti, non solo del liceo Botta, ma di tutti gli altri licei e scuole, insomma, del Canavese, Poredie, insomma, di tutto di chi ci segue. Hai fatto un sondaggio tu? No, abbiamo chiesto prima di rimanere, insomma, collegati con noi, e allora vediamo la prossima slide, perché parliamo appunto di scuola. Eccolo qua, allora, è stato un articolo pubblicato qualche giorno fa, perché praticamente c'è stata una petizione, cioè in realtà una lettera mandata da una famiglia di Cuneo a Giorgio Calabrese, che lui scrive anche per la stampa. È un giornalista, quindi. Sì, mi pare, adesso non vorrei dire una cavolata, però questo articolo è stato poi appunto riportato sulla stampa. E cosa ha chiesto questa famiglia di Cuneo? Beh, di provare a ridurre gli orari scolastici, perché questo potrebbe causare dei problemi insomma, alla quotidianità dei ragazzi. Infatti, leggo il titolo: la scuola dovrebbe aiutare i giovani a vivere meglio, iniziare le lezioni più tardi e uscire prima da scuola permetterebbe agli studenti di dormire di più e mangiare in orari migliori. E ha ragione! Sì, secondo me anche, e perché poi noi siamo, ne sappiamo qualcosa, perché tutti e due abitavamo distanti da Ivrea, esatto. e quindi facciamo... Quindi. Partivamo già svantaggiati. Sveglia, per me, perlomeno una sveglia alle 6. E anche per me, esatto. Certo. Quindi, davvero, secondo me la scuola dovrebbe essere come il mondo di per sé, dovrebbe essere più liberale, ok? Cosa significa questo? Significa, secondo me, diminuire davvero l'orario scolastico, magari togliere alcune materie, educazione fisica, io era l'unico momento in cui facevo un po' di attività fisica, quindi se togli anche quello... Allora, questo è un buon punto, però qual è il discorso? Che se tu riduci l'orario scolastico, lasci al ragazzino anche più tempo, sì, per decidere, per fare magari anche altre attività. Certo, no? Certo. Per cui, secondo me, è molto più utile rimuovere alcune materie, di nuovo, non ripetiamo... e lasciare davvero più spazio, più margine di libertà, più margine di fare anche altre attività. Certo, no? Certo. Perché poi è quello che ti viene in un certo senso richiesto. E dobbiamo dire che anche noi, diciamo, in quanto generazione, siamo di per sé più abituati a svegliarci più tardi, ok? Cioè, sì. Mettiamo le cose, insomma, seriamente. Cioè,
adesso che noi facciamo l'università, tu a che ora ti svegli, Brina? Beh, 8:30, no? Esatto, ok. Cioè, perché poi io, vabbè, ho anche, diciamo, la fortuna di lavorare al pomeriggio, perché studio al mattino, esatto, e lavoro al pomeriggio, quindi posso permettermi di dormire un po'. Quindi, in fin dei conti, se stiamo andando un po' tutti in quella direzione, perché no? Certo, no, perché poi più che altro, cioè, almeno dai la possibilità anche a chi viene da distante, perché poi c'è un altro problema grosso, sono i trasporti. Cioè, io non so te, io parlo della mia esperienza, cosa dovevo fare? Mi alzavo alle 6, poi non è che avevo il pullman sotto casa, dovevo prendere, mio papà mi doveva portare fino a Pont, lì prendevo il pullman e andavo a Ivrea. E davvero andavi fino a Pont? Sì, in macchina. E al ritorno ancora peggio, perché il pullman arrivava fino a Cornier, e da Cornier in poi ti dicevano arrangiati. Questo non l'avevo realizzato, perché ai tempi non venivo molto spesso dalle tue parti, adesso che sono un po' di più dalle tue parti, effettivamente è un bel pezzo. È un bel pezzo, assolutamente. E quindi lì poi al pomeriggio c'era mia nonna che tutti i giorni mi scarrozzava. E a che ora arrivavi a casa? Alle 3:30. Esatto. E finivamo alle 2. Esatto. Esatto. Quindi avevamo praticamente, noi poi ce la dovevamo mangiare tutto, e quindi poi certo chi era vicino alla scuola poteva, mangiava e riusciva, ma noi cominciavamo a studiare, quello, perché comunque è una scuola, abbiamo fatto una scuola che bisognava studiare tanto, bisognava impegnarsi molto, alle 4:30, 4:30. Infatti mi è venuto in mente adesso, mi è andato a dire questo, un'idea che secondo me potrebbe essere un giusto compromesso tra magari quelli che sono un po' più conservatori e dicono no, questa cosa non si può fare, e noi che invece siamo più riformisti, no? Sì. L'idea è questa, cioè le scuole elementari, le scuole medie, in fin dei conti hanno una diffusione territoriale tale per cui non è un problema, diciamo, di distanza, non c'è problema di distanza, comunque molto meno, perché sono più sviluppate sul territorio. E per di più, all'elementare e alle medie ci possono anche essere esigenze di dire ok, il genitore va a lavorare, il bimbo non può stare a casa da solo, certo, e quindi l'orario scolastico deve essere esteso, cioè dopo scuola e quant'altro. Ma alle superiori, dove in un certo senso si sta iniziando un po' a formare, no, la persona in sé, come dico io sempre, io penso di essere nato a 17 anni, no? Per cui, quando si forma la personalità, forse è più importante lasciare libertà al ragazzo, alla ragazza, di conoscersi, certo, fondamentalmente, certo, di sperimentare, certo, attività e cose anche al di fuori della scuola, di costruirsi i propri giri al di fuori della scuola, di giocare a League of Legends tutto il giorno. Di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. Diciamocelo. Anche questo è un diritto dello studente. Certo, no, ma io la sposo appieno questa cosa, quindi non so, magari che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, e ovviamente tutto questo risolverebbe il problema della distanza, perché tornare a casa e dover mangiare alle 4 è inaccettabile. No, è vero. Diciamocelo, è inaccettabile. No. Ti sballa tutto il ritmo, vai a dormire, dormi poco, dormi male, fai come queste settimane. Io ho fatto un sogno tremendo, che è l'emblema della settimana terribile che ho vissuto. Ho sognato di essere a un festival e di dover cantare la canzone di Anna Oxa. Ma cos'è? Era un festival tipo Campagnoli, una cascina, e dovevo cantare la canzone di Anna Oxa. All'ultima che ho fatto, quella che ho portato al festival? Sì. Un sogno orrendo, ecco. Tutto questo perché? Perché il liceo mi ha distrutto il sonno, possiamo dirlo? No, dai, poveri. No, ci ha dato, insomma. Però il problema è serio, il problema è serio. No, insomma, il problema è, chi lo sa che magari venga accolta questa proposta in futuro dall'attuale ministro? Non lo so. Dall'attuale ministro non verrà accolta. Insomma, ho visto che insomma è un poco... Vabbè, lasciamo stare. Detto questo, noi abbiamo fatto il nostro... Il nostro appello l'abbiamo fatto. Vedremo cosa succede. Va bene, allora adesso invece rimaniamo in tema, insomma, di politica, perché è uscita una notizia che io sinceramente così non mi aspettavo. Cioè, era già stato prevista, insomma... Campagna elettorale, il governo ne aveva parlato parecchio di questo, ma sinceramente è anche un po' buffa, che ha fatto sorridere in molti,
Perché leggiamola, va, leggiamola subito, così almeno ci rendiamo conto. Ecco qua, allora da settembre cambia il reddito di cittadinanza e diventa MIA, ovvero misura di inclusione attiva. Io vorrei leggerti alcuni dei commenti che sono usciti. Allora, era meglio MIAO di MIA. Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. E su questo ci sarà da riflettere e ne parleremo. Uno dice finalmente tutta mia. Sì. E poi l'altro pensa quando sarà tua. Questo è lo spot. Mia, carino, sa di serie TV americana. Oddio, io non guardo serie TV, tantomeno americane, per cui non lo so. Allora, sì, effettivamente ci sono anche dei bei spunti per quando poi sarà attiva la misura, se vorranno fare uno spot televisivo possono sì, risalire sì, a questi commenti, secondo me, di, cose, cioè, c'è di spunti ce ne sono. La frase di lancio c'è, la frase d'effetto... E tu sei stato sorpreso da questa cosa? Ma diciamo, innanzitutto non mi aspettavo che cambiasse nome in questa cosa, perché poi è mia, cioè è bruttissimo, cioè... Non so, Mia penso a un cane, di solito chiami il cane Mia, no? Anche una persona, non c'è la cantante Mia Martini. Ah beh, sì, per carità, però insomma... E ti devo tirare fuori io la cultura televisiva. No, quella musicale, non so. Ah. Sì, però diciamo che Mia, non so, per carità. No, per carità, hai ragione, però qual è il punto? Non potevano chiamarlo reddito di cittadinanza. Eh beh, no, certo, dovevi cambiare il nome. Però certo, hanno fatto una campagna elettorale dicendo... che l'obiettivo era quello di rimuovere... Esatto, e invece così no, perché allora io da quanto ho capito divideranno le famiglie, cioè ci sarà questa divisione famiglie con occupabili. Persone occupabili e famiglie no. Esatto. E dopodiché, cioè, però poi magari ci saranno dei cambiamenti a livello di termini... A livello di quantità di denaro in sé, no? Però la sostanza... cambia. Allora, più o meno, facciamo una premessa che secondo me è doverosa. Io non ne so nulla di economia, di politiche, no, di sostegno e di sussidio. Ma non avevi letto un libro di Nicola Porro in cui parlava di economia? Certo, ma non è sufficiente per avere una preparazione economica complessa. Per cui quello che dirò adesso, come quello che ho detto la scorsa puntata, quando ho detto che bisogna privatizzare tutto, eccetera, è tutto molto ideologico, ok? Mm. Cioè, non prendetelo come... è tutto molto ideologico. Okay? Se fossi io a ricoprire una carica di governo, non so cosa farei, sinceramente mi affiderei a qualcuno che ne sa di economia. Potete fidarvi di me quando vi parlo di diritto, ma non di economia. Okay. Fatta questa premessa, secondo me il discorso è un po' quello. Cioè, loro avevano detto che comunque una misura... per coloro che non potevano lavorare, sarebbe dovuta prima o poi entrare in vigore, ok? Al posto del reddito di cittadinanza. Sì. Il punto è che loro hanno tenuto anche la misura per coloro che sono occupabili. Certo, riducendo di molto la quantità di denaro, riducendo di molto i termini, perché uno si è rifiutato la prima proposta di lavoro, tutto questo è ancora una bozza. Se uno rifiuta la prima offerta di lavoro non sarà più non potrà più fruire del beneficio, massimo un anno, poi ancora sei mesi, poi pausa di un anno e mezzo prima di fare di nuovo domanda, insomma una questione sì, è molto complicata. Certo, secondo me è una riforma buona perché toglie il problema del reddito di cittadinanza, che non è come qualcuno pensa il fatto che costi tanto, perché il reddito di cittadinanza obiettivamente non costava tanto, erano 7-8 miliardi, una cosa del genere, non è tanto. Il problema del reddito di cittadinanza era il messaggio che dava, okay. Cioè il fatto che uno potesse ottenere l'aiuto dello Stato senza egli stesso contribuire allo Stato e alla comunità. E sappiamo, insomma, la cronaca ci dice che ci sono tanti i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza che se ne approfittano. Ma anche quelli che hanno diritto ad ottenere il reddito di cittadinanza e lo ottengono, comunque il messaggio è quello. Il messaggio che il reddito di cittadinanza lancia è comunque quello. È anche il motivo per cui è stato molto detestato. Io mi ricordo che ho fatto...
una puntata, vero, una finestra sul mondo, parlavo del lavoro e ho chiesto proprio alla gente del mercato: ma lei cosa ne pensa del reddito di cittadinanza? E mi ricordo che tutti avevano assolutamente detto delle parole: no, ma non è possibile. Cioè, era proprio, forse, come dicevi tu, è proprio passato un messaggio. È passato il messaggio giusto. E infatti, questo, secondo me, corregge quel messaggio, ed è per questo che è una buona proposta. Però loro avevano detto che il reddito di cittadinanza l'avrebbero rimosso. Sì, infatti, è quello che... E gli altri partiti che dicevano noi riformeremo il reddito di cittadinanza. E loro cosa hanno fatto? Alla fine non l'hanno rimosso, l'hanno riformato. Quindi buona fortuna ad andare a spiegare ai vostri elettori cosa avete appena fatto, ok? Buona fortuna. Buona fortuna. Hai qualcos'altro da aggiungere? No, insomma, buona fortuna a tutti, insomma, al governo, alla ministra Elvira Calderone, mi sembra. Ah, Elvira? Sì, lo so anche segnato, ma mi sembra proprio che si chiami così. E quindi, insomma, buona fortuna, buon lavoro. Perché io poi avrei da introdurti in realtà un'altra questione che rimane nel contesto dello stato economico-sociale, no? Dello stato che insomma... E volevo introdurtela con due domande. Una, Brida, tu hai già capito quando andrai in pensione? No. E la domanda è, ma ci andrò mai in pensione? Due, Brida, tu stai pensando ad avere un figlio? Non è una proposta, cioè, okay. Stai pensando ad avere un figlio? Ma al momento, anche perché le condizioni sono tali per cui non è che... In queste due risposte abbiamo i problemi che segneranno la nostra generazione. La notizia è questa, forse hai sentita. In Francia si va in pensione a 62 anni, ok? Sì. Il governo ha proposto di aumentare l'età ulteriormente a 64 anni. E tutti sono andati fuori di testa. In protesta, certo. Scioperi dappertutto. Sì, sì, certo, un pasticcio enorme. Posso dire una cosa? Dillo. Tanto ormai qua non è che... Io sono dalla parte del governo francese. Oh, allora, diciamo. Hanno fatto bene ad alzare l'età pensionabile. Allora, di nuovo, io non ne so nulla di pensione. Adesso ti attirerai contro tutti i lavoratori che... Ma guarda che io, se fossi... anch'io vicino alla pensione e se mi dicessero aumentiamo l'età pensionabile, anch'io sarei imbestialito come pochi. Ci credo. Ma per forza, ovviamente, per cui non è che io me la prendo con i singoli che sono arrabbiati perché aumento l'età pensionabile, perché hanno tutto il diritto di esserlo. Uno dice io ho lavorato tutta la vita e adesso... Però, da quello che è il mio ragionamento, perché io ripeto che non ne so nulla di economia, però ho capito questo. In fin dei conti come funziona la pensione? Che tu, lo Stato raccoglie il denaro da chi lavora e con quel denaro paga le pensioni che attualmente, certo, di coloro che attualmente sono in pensione. Ora, come dicevo prima, tu non stai pensando ad avere un figlio ed in effetti il tasso di natalità è bassissimo. Arriverà a un certo punto in cui ci sarà un rapporto tra persone in pensione e persone che lavorano assolutamente sproporzionato. Certo. Arriverà un punto in cui lo Stato italiano non sarà più in grado di pagare le pensioni. Cosa faremo in quel caso? Non lo so, forse saremo noi i primi a non ricevere la pensione perché lo Stato non sarà in grado di pagarci. Certo. Io nel picco del mio cervelletto... Sì, cos'hai studiato? Ho pensato a tre soluzioni. Nessuna di queste sarà mai implementata perché sono tutte assolutamente impopolari. Prima soluzione, aumentare a dismisura il tasso, l'età pensionabile, no? Seconda soluzione, fare una riforma delle pensioni assolutamente complessissima, ci vorrebbe un genio per capire come far quadrare i conti, magari privatizzare tutto. Ma no? Sì, tanto guarda, qua è il nostro hashtag, privatizziamo tutto. Esatto, devo riportare il cartello. Porta. Dire, a partire, che so, da quelli nati nel nuovo millennio, ciascuno bada alla propria pensione. Ok? Questo, grazie, è molto gentile. Questo potrebbe avere tutta una serie di problemi. E la terza? Terza soluzione, aprire porti, aeroporti, collegamenti interspaziali e fare arrivare un flusso di immigrazione regolare che ti permette di avere una maggiore manodopera e di risolvere il problema demografico, ok? Nessuno farà mai queste, implementerà mai queste soluzioni, però
il problema della pensione è quello che ci porteremo avanti fino alla nostra quindi, insomma, iniziamo a rifletterci, perché sicuramente è un problema grosso. E poi certo, cioè, dipende anche da che lavoro fai, perché magari uno si può, se fai un lavoro non troppo, come dire, stancante, nel senso che, cioè, fai il muratore, per esempio, se fai quel lavoro lì, certo, a una certa il tuo corpo cede, non ce la fa più, e quindi devi andare in pensione. Poi certo, ci sono magari altri che fanno altri lavori meno stancanti, meno faticosi, e quindi va bene, magari anche potrebbero continuare a lavorare. Ma sono d'accordissimo, per quello che ho fatto come premessa del tutto, il fatto che tutto quello che dico in fin dei conti è ideologico, perché ovviamente è impensabile percorrere una di queste tre soluzioni in modo diretto, senza fare distinguo lavoro, tra persone in una certa condizione piuttosto che in un'altra. Però qualcuno deve iniziare a pensarci. Certo, ma infatti noi apriamo, insomma, apriamo un tavolo tematico. Un tavolo tematico e speriamo che qualcuno colga il nostro... Va bene. Allora direi che, chi lo sa, magari qualcuno l'ascolta. Va bene, allora io ti voglio dare questa notizia che a partire dalla prossima settimana sia tu che tutti gli altri non mi vedrete più. Nel senso, non mi vedrete più così. No, perché si è chiuso uno scandalo, un gate che dura da settimane. Il taglio di capelli di Brida. Brida, per cosa hai optato? Mullet, wolf cut, vediamo la shag. Allora, taglio quiz. Allora, visto che ne abbiamo parlato molto, ne abbiamo parlato tantissimo, la gente a casa si sarà chiesta, ma cos'è sto mullet, allora ve lo faccio vedere, ecco, queste due immagini qua. Allora tu citta adesso, così, di getto, se io ti dico, ti faccio questa domanda, riesci a distinguere un mullet da un wolf cut? Allora dimmi qual è il mullet e qual è il wolf cut. Allora io ti dico che il mullet che è numero? Il numero uno, allora, perché è business in front e party on the back. Il wolf cut è il numero due perché è in diagonale. Voi non avete idea delle domeniche sere, dei venerdì sera passati a cercare di capire la differenza tra un mullet e un wolf cut. Basta guardare un'immagine e tutto un po' più e a cercare di capire che taglio attribuire a Brida. Quale sarà, quindi? Lo vedrete solo vivendo. Ma... No. Quindi venerdì prossimo. Sì. Va bene. Magari, perché voglio sempre rassicurare la mia famiglia. Allora, innanzitutto non guardate il colore. Poi non è detto. Non... Beh, sarebbe oggettivamente. Sì, no, vabbè, ma io ho una reputazione che vorrei, che ormai mi sono già mangiato. La reputazione è un concetto che ormai non esiste più. Sì. Io sono andato in giro per un anno e mezzo con il codino, sono andato in giro a Lugano. Sì. Vabbè, questo non diciamo. Allora, per carità, io direi che, allora, magari potrebbe essere o uno o l'altro, o magari nessuno dei due. Secondo me nessuno dei due. Dici, non lo so, io inviterei... Sarei sorpreso se fosse un mullet o un wolf cut, ma sarei piacevolmente sorpreso, per cui io mi aspetto tanto. Non lo so, vedremo, comunque nei prossimi giorni andrò dalla parrucchiera e vediamo cosa si può fare. E tu arrivi lì dalla parrucchiera con un nome? Sto cercando di capire. Avrò un'immagine. Un'immagine. Forse. Potrebbe non essere un mullet o un wolf. Invece, chi lo sa. Quindi, insomma, noi invitiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, se siete così curiosi di sapere come arriverò. No, anche perché veramente, cioè, io adesso iniziano a essere un po' ingombranti. Non so proprio come... Ma guarda, poi inizierà a far caldo, quindi i capelli lunghi... Più che altro è quando li asciughi con il foil. Ci metto una vita. Anche poi come si asciuga i capelli, Brida? Si mette davanti a uno specchio con un pettine, perché lui deve fare la riga. Sì. Deve fare la riga. E chissà se ci sarà ancora sta riga. Speriamo di no. Chi lo sa. Va bene, detto questo, insomma, salutiamo, brindiamo...
Niente, grazie per averci seguito. In attesa di queste novità. Nostra novità, certo. Salutiamo Andrea che è sempre alla regia, insomma, grazie mille per tutto. E niente, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata. Alla prossima. Buona settimana a tutti.